Eccoci giunti al momento tanto atteso, quello cioè della recensione, diciamo di quello che è stato forse uno dei libri dell'anno, nel senso di cui si è parlato di più, che sono stati spammati di più, insomma con il segno più nel bene e nel male, e sto parlando di Il mare senza stelle di Erin Morgenstern. Questa autrice, tra l'altro, è piuttosto giovane, perché comunque andiamo a leggere che è del 78, un'artista multimediale americana del Massachusetts che vive a New York. Il mare senza stelle è il suo primo romanzo, perché già ha pubblicato Il circo della notte, che così come Il mare senza stelle, se voi andate a cercare un po', a sbirciare, a googleare un po', troverete un sacco di versioni discordanti, nel senso a qualcuno Il mare senza stelle, così come Il circo della notte prima, sono piaciuti tantissimo, ad altri sono piaciuti pochissimo. Io l'ho inserito fra i super telegattoni dell'anno come il libro che ha il più grande punto interrogativo sulla copertina, nel senso che non sono riuscita a capire se mi sia piaciuto o meno. È un libro che non ho letto appena uscito, l'ho ricevuto in regalo per il mio compleanno. Il libro credo che sia uscito in luglio, io ho fatto il compleanno appunto a settembre, ed era un libro che avevo puntato praticamente da quando è uscito. E quindi appunto poi appunto è arrivato per il compleanno, ma l'ho letto tra la fine di novembre e i primi di dicembre. È un libro che era partito veramente con il botto, nel senso che mi stava piacendo tantissimo. Le prime 100 pagine, gli amici di Instagram lo sanno, sono volate proprio, volate, nel senso che c'è questa alternanza tra fiaba e trama principale, queste narrazioni che ricordano un po' le fiabe russe, comunque che ricordano le narrazioni di una volta, anche le storie, diciamo, più tradizionali, la tradizione dei racconti orali. E poi c'è questa trama principale che invece inizia sempre con il nome del protagonista, che è un ragazzo, uno studente universitario, il quale in biblioteca trova un libro che ha, diciamo, all'interno un po' della sua storia, un aneddoto della sua infanzia. Quindi indubbiamente viene in mente la storia infinita. Ma sono tanti i libri che vengono in mente leggendo questo libro, perché viene in mente Alice, quindi Carol, viene in mente Anne, viene in mente appunto Zafon, perché ovviamente c'è un richiamo al cimitero dei libri dimenticati, dato che questo mare, questa baia di mare senza stelle, è molto simile, diciamo, per tanti aspetti. È un po' in qualche modo un posto immaginato, un posto sognato, un posto forse che ognuno da qualche parte ha, diciamo così. Quindi estremamente metaforico, ovviamente, come libro, vi porterà su più piani, vi trascinerà, diciamo così, con sé. Puntando molto sulla vostra emotività, diciamo così, è un libro molto di pancia. Ovviamente, nel mio caso, dopo questa escalation, diciamo così, con il botto, questo interesse molto forte iniziale, questa spinta molto forte ad andare avanti, c'è stata poi una lenta, diciamo, decrescita. Il libro è incominciato a sembrarmi estremamente prolisso, un po' ripetitivo. Anche queste storie, questi racconti, va bene, d'accordo, basta, andiamo avanti. Cioè, qualcuno giustamente ha detto si sente la mancanza di una trama. In realtà la trama c'è, però è un po' cerebrotica e questo cozza un po' con la volontà del libro che vorrebbe spingervi di pancia, ma poi indubbiamente vi porta ad fare dei ragionamenti un po' arzigogolati, che non sono nelle mie corde, perché per quanto io ritenga che la narrativa debba in qualche modo trattare anche di temi importanti, debba anche comunque far riflettere, c'è una parte forte di sospensione della creatività, dell'incredulità, c'è una parte forte di in qualche modo viaggio che ci deve far fare la storia, quindi quando l'opera vuole in qualche modo essere troppo sperimentale, come in questo caso, non la trovo più nelle mie corde, ovviamente. Per cui è stato un po' deludente, nel senso che era partito talmente bene che voglio dire, pensavo veramente mi sarei innamorata di questo libro alla follia, invece mi sono ritrovata alla fine a fare veramente tanta fatica a tirare avanti, a chiuderlo. A un certo punto mi sono persa nella storia, mi sono persa in questi tentativi in qualche modo di far combaciare gli elementi, di far combaciare le trame.
Non lo so, può darsi che non siamo riusciti in qualche modo ad incontrarci al momento giusto, nel senso forse non ero io nel mood adatto, forse in quel momento diciamo il libro non è riuscito nel suo intento con me, ovviamente. Quindi se invece a voi il libro è piaciuto ed è piaciuto tanto, sono contentissima, anzi scrivetemi nei commenti quali sono secondo voi i punti di forza di questo libro. Io non posso dire che non mi sia piaciuto, perché gli elementi ci sono tutti perché un libro come questo mi possa piacere. Gli autori che vi ho citato prima, Carol, Ann, Zafon, sono tra i miei autori preferiti, quindi gli ingredienti c'erano tutti, però il modo in cui sono stati girati e mescolati non mi ha fatto, diciamo, impazzire. Quando ho finito il libro ho detto, ma mi è piaciuto o non mi è piaciuto? Non lo so sinceramente, quindi resta diciamo il grande enigma del 2020. Ripeto, è un libro che è stato estremamente amato ed apprezzato da tantissime parti, da altri è stato assolutamente odiato, considerato troppo, troppo supervalutato, insomma da gettar via. E per questo io dico è un libro che si ama o si odia. Nel mio caso non sono riuscita né a amarlo né a odiarlo. Sono rimasta un po' lì tra coloro che sono sospesi, anch'io nella baia, diciamo senza stelle. E mi sono un po' stupita perché, ripeto, gli ingredienti c'erano tutti, doveva essere un libro che mi poteva piacere, che mi sarebbe piaciuto, ma così non è stato. Quindi ci rendiamo conto di come a volte la letteratura, diciamo, le storie ci portano a volte su strade inaspettate, su sentieri che neanche noi pensavamo di poter percorrere. La stessa cosa vale in senso opposto, magari libri che assolutamente non riteniamo nelle nostre corde, invece magari poi, una volta superato l'impaccio e il pregiudizio, ci possono piacere e anche moltissimo. Quindi credo che sia questo il più grande insegnamento di questo libro. Mi pare di avervi detto tutto, naturalmente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi di questo libro, se avete fatto fatica a leggerlo, se l'avete letto rapidamente, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, vi aspetto ovviamente sempre giù nei commenti. Ciao, alla prossima!